Questo rileva anche uno scarto generazionale? Non lo so, può darsi, credo che poi nelle redazioni adesso sono stata qualche mese fa a un incontro organizzato dall'Ordine dei giornalisti. E abbiamo scoperto che nelle agenzie di pubblicità, nelle redazioni dei giornali, sta succedendo la stessa cosa, cioè si tagliano brutalmente per tagliare i costi a tutti i livelli intermedi. Abbiamo qualche capo che è perso dietro le sue, ben pagato, che è perso dietro le sue robe, e una marea di ragazzi senza prospettiva, senza speranza, senza guida. Questo è spaventoso, è spaventoso. Si stanno disperdendo la qualità di competenze, perché uno impara. La pubblicità e il giornalismo sono mestieri che uno impara facendoli, ma sotto una guida. Quindi c'è il Montanelli e il ragazzo di bottega, non Secondo c'è me oggi più il redattore. non c'è più neanche magari ci fosse Montanelli, perché poi Montanelli bastonava i suoi. Chiedetelo a Severgnini quanto insegnasse a Montanelli, no? Ecco, c'è un signore lassù in alto che guadagna molti soldi, ha molti privilegi, li difende e si occupa di se stesso e dei suoi interessi, e c'è una marea di ragazzi pieni di energia, magari pieni di speranza, pieni di voglia, un po' privi di orientamento e un po' disperati anche. Non è una situazione felice. Mentre il vostro modello qui nella redazione di Nuove Utile è una cosa diversa. Mi ha raccontato che c'è una commistione tra quello che rappresenti tu, cioè il modello professionale, old, se vogliamo usare anche questo concetto, mi permetto di utilizzarlo, e invece i tuoi ragazzi, che sono due o tre collaboratori, che hanno un gap generazionale di 30 anni, che però riuscite ad alimentarvi l'uno con l'altro. Assolutamente sì, voglio dire, la redazione di Nuovo Utile è una formula, è un nome a cui non corrisponde la sostanza, nel senso che c'è un ufficio che fa un lavoro e che nei buchi o di notte fa invece una cosa che gli piace fare, che è Nuovo Utile, ma noi saremmo un'agenzia di comunicazione. Quando possiamo, qualche volta capita, anzi più di qualche volta capita che sia di sera, di notte, in un weekend, lavoriamo per Nuove Utile in ufficio, siamo in tre, le mie due collaboratrici sono due fantastiche fanciulle, toste, brave ed esperte di 30 anni, Che si chiamano? che si chiamano Ilaria e Letizia. Sì. Una di loro si occupa di tutta la parte grafica di Nuovo Utile, l'altra si occupa di tutta la parte di organizzazione, social media e tutto ciò che non è specificamente scrittura di Nuovo Utile. E in tre riusciamo a tenere in piedi in maniera assolutamente volontaristica questo sito, e devo dire che è una bella esperienza. Infatti è un'esperienza che è nuova per tutti, è utile per tutti. Quindi aspettiamo con grande interesse il restyling della rinascita di Nuove Utile, speriamo che sia il più presto, la previsione è fine del mese. Entro ottobre, sì, sicuramente ormai sarà poi online al 95% e ci saranno le cose da aggiustare, ma voglio comunque mettere online bene a posto, perché si merita di avere una bella faccia. Infatti, quindi ti ringrazio personalmente per questo tempo che ci hai dedicato, ma ti ringrazio soprattutto per tutto il tempo che dedichi a Nuove Utile, che poi è Nuove Utile per noi. Grazie mille. Grazie a tutti.